per porre l'accento su un ordine del giorno e su una risoluzione che abbiamo presentato. Visto che parliamo di musica, mettiamola così, normalmente a questa maggioranza raggiunta in quest'Aula il Movimento 5 Stelle le canta sonore, invece oggi devo ringraziare per il lavoro svolto, perché effettivamente si è trattato di una collaborazione che, insomma, salvo smentite dell'ultimo minuto, porterà anche dei risultati che abbiamo proposto noi per quanto riguarda l'abbinamento appunto della risoluzione che abbiamo presentato, di uno degli ordini del giorno riguardo questo progetto di legge. La cosa che accomuna sia la risoluzione che riguarda le disabilità, sia l'ordine del giorno che riguarda la disabilità, è l'aspetto proprio di inclusione che ha la musica. La musica, si sa, include, accomuna, è dal punto di vista sociale e sanitario già utilizzata in alcuni ambiti anche per migliorare gli effetti di alcune terapie. Abbiamo ritenuto importante sottolineare questo valore, questo aspetto, con un ordine del giorno che prendesse proprio in esame, andasse a valorizzare tutte quelle attività formative per il personale professionale e non professionale che agisce nell'ambito delle disabilità, proprio per aumentare il coinvolgimento anche delle persone con disabilità all'interno dei progetti musicali, anche all'interno di questa legge, insomma, dove possa trovare spazio anche all'interno di questa legge. Per quanto riguarda invece la danza, anche questo ovviamente è uno strumento direttamente collegato e connesso all'ambito musicale, anche questo può diventare uno strumento di coinvolgimento, di inclusione sociale e eventualmente terapeutico, quindi si può anche eventualmente poi ricadere sugli effetti per quanto riguarda le disabilità. Sappiamo che le scuole di danza purtroppo hanno necessità di avere una regolamentazione e una normazione più precisa. Le scuole di danza anche nella nostra regione sono tantissime, gli studenti ancora di più, e quindi abbiamo proposto con la nostra risoluzione poi di ragionare su uno sviluppo anche di una normativa proprio dedicata al settore della danza. È naturale, oggi l'abbiamo proposto qui come oggetto abbinato proprio perché musica e danza naturalmente sono strettamente collegate, quindi ribadisco che ci fa piacere appunto che ci sia stata questa disponibilità e che per una volta, insomma, si sia ragionato sui temi a prescindere dal simbolo che poi va a marchiare quelle proposte. Per quello che riguarda un aspetto specifico che sollevava la consigliera Sensoli, che è la danza, io sono d'accordo che noi dobbiamo rilevare una particolare attenzione in questa direzione, non è magari luogo questa legge specifica come è stato detto. Ricordo che la legge 175 approvata lo scorso anno del 2017, alla fine del 2017 dal governo nazionale, all'articolo 2, prevede entro novembre 2018 che il governo, quello che sarà, non so quello che sarà, emani uno o più decreti per riformare il settore della danza secondo i seguenti principi e direttivi: la revisione della normativa in materia di promozione dell'attività di danza, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo e alla produzione artistica e sperimentazione. E il secondo indirizzo è l'introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza e al controllo e alla vigilanza sulle medesime, nonché al fine di regolamentare e garantire la professionalità specifica nell'insegnamento della danza in questi contesti. Individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale. Si ricorderà che noi abbiamo già introdotto una regolamentazione di riconoscimento delle figure professionali, perché tutti si inventano insegnanti di danza, danneggiando soprattutto i più giovani, ma è evidente che se ci saranno decreti attuativi della legge nazionale, questo ci aiuteranno, perché ci saranno norme valevoli per tutto il territorio nazionale. È evidente che di fronte a una norma imminente e particolarmente incisiva, almeno speriamo imminente, sia necessario attendere e dettare una disciplina regionale solo successivamente all'emanazione dei decreti statali. Ben venga l'ordine del giorno che ci impegna affinché, appena avremo questi strumenti, noi adotteremo le norme conseguenti.